tutta, prego, e lui se vuole da parte. Sì, ma ovviamente a parte questa che era ovviamente tenevamo a dare particolare risalto, oggi è stato approvato altresì in accordo con l'assessore Testolino e con l'assessorato per l'agricoltura di riorganizzare l'evento Giornate Mondiali dell'Alimentazione, che sarà appunto una serie di eventi all'interno della scuola per insegnare a mangiare sano a chilometri zero ai nostri ragazzi. Altresì la realizzazione di diverse attività di laboratori didattici in campo scientifico nelle istituzioni scolastiche, questo invece in sinergia con i diversi assessorati. Inoltre abbiamo deliberato oggi, per il tramite della struttura delle attività espositive, di aderire anche per quest'anno alla manifestazione Retour des Alpages, che si terrà ad Annecy sabato 11 ottobre, un evento importante che il tessuto, il territorio ci richiedeva. Rubo ancora un minuto solo per ricordare l'evento di mercoledì 1 ottobre alle ore 18 nel salone delle manifestazioni di Palazzo Regionale, ci sarà la lezione magistralis del professor Carandini, nell'evento sempre che avevamo già presentato di Plesia proprio più più. Per quanto è del turismo, sport, commercio e trasporti, è stata approvata la legge che finanzia l'Expo, che istituisce la società per l'Expo, una proposta che riassume quelle che sono le finalità della partecipazione all'Expo attraverso appunto questa iniziativa che, come sapete, vede già un comitato allargato al Consiglio, quindi non solo con responsabile Leo Latorre, ma Cognetta, nominato dalle altre forze politiche, che quindi troverà una sua collocazione organica e un suo modo di agire che possa essere riferimento non solo naturalmente per l'Expo, ma che va avanti proprio per dare seguito a quello che è l'evento. Per quanto è delle politiche sociali, sanità e politiche sociali, è stato adottato il protocollo d'intesa tra la Regione e il Consiglio Permanente degli Enti Locali per l'introduzione del costo unitario ottimale di riferimento calcolato in 115 euro al giorno quale criterio per la ripartizione dei finanziamenti destinati agli enti locali gestori dei servizi. Questo è un passo molto importante perché chiude una polemica che, come sapete, era proprio su questo tema. Con questa riorganizzazione si va a definire quello che è il parametro base. A seguito di un primo periodo di sperimentazione sono state approvate ulteriori modalità di attuazione dell'applicazione del prestito sociale d'onore, incrementando la tipologia di restituzione in ore di attività piuttosto che in denaro e destinando a tale intervento la somma di 350.000 euro. Questa modifica, come potete capire, è dovuta al fatto che era difficile immaginare che restituissero il denaro e quindi si va nella restituzione in ore di lavoro. Per quanto riguarda opere pubbliche, sono state ammesse a finanziamento le 4 domande di mutuo pervenute nel mese di luglio 2014 relativa al recupero di fabbricati situati nei centri storici per un importo di 368.000 euro. Per attività produttive, nell'ambito degli interventi per la promozione dell'efficienza energetica, sono state concesse agevolazioni in conto capitale per un importo complessivo di 234.000 euro ai rimanenti 162 beneficiari che avevano presentato domanda nel 2013, quindi esaurendo tutte le domande del 2013. L'esecutivo ha deliberato l'organizzazione della 1015esima edizione della Fiera di Sant'Orso con un impegno di spesa di 565.000 e ne ha adottato il regolamento e indetto il concorso, come sempre, per l'ideazione grafica del manifesto dell'evento contestualmente con quella della Fiera del Legno di Donas in programma il 18 gennaio 2015. La Giunta ha deliberato di costituirsi in giudizio verso il ricorso promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di legittimità costituzionale di quell'articolo della legge 5, l'attribuzione della Regione di determinare il modello tarifario del ciclo idrico relativo ai servizi di acquedotto e fognatura. È stata trasmessa al Consiglio regionale la proposta, quindi approvata la proposta di legge, concernente la modifica della legge regionale del sistema elettorale dei comuni
prevedendo una serie di interventi nella logica di andare come legge fino a 500 abitanti con la, non più con l'elezione diretta del sindaco, ma con le due liste, e modificando una serie di norme tecniche e sulla parte politica, riducendo una parte dei numeri dei vari consiglieri, quindi a parte sindaco e vice sindaco, 9 consiglieri fino a da 500 a 1000 abitanti, 11 da 1000 a 3000, 13 da 3000 a 5000, 15 da 5000 a 15000, 27 fino a 8 e 5000, 8 e 15000. Quindi queste sono alcune, poi naturalmente ci sono tutte le espressioni per le votazioni, per le preferenze, il fatto che essendo preferenze ci sarà la preferenza di genere, quindi come previsto dalla norma nazionale e così via. Poi è stata decisa l'organizzazione dell'assemblea annuale del personale volontario del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, che si terrà a Saint-Pierre domenica 5 ottobre. È stato nominato Sandro Grisenti quale rappresentante della regione nel comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato per un periodo di 2 anni. Queste sono le varie proposte che sono state portate e approvate in giunta. Prego, se ci sono domande. Chiaramente la proposta di legge va nella logica di trovare poi a livello di discussione una quadra tra come si è fatto per la legge sulle disabilità. Non è chiusa. Non è chiusa. Questa è una proposta che va a... Questa proposta parte dal governo. Sì. Ci sarà chiaramente tutta la disponibilità a vedere quelle che sono le possibilità di trovare i meccanismi che in qualche modo allarghino quella che è la base su cui ragionare. Sono domande? Bene, se è tutto chiaro vi ringrazio. Grazie ancora.